mercato del Real Madrid escluso dal listone dei 30 giocatori che si contenderanno il prestigioso riconoscimento. Accadde solo a Van Basten nel 93, ma era infortunato Luka Modric. Il detentore non parteciperà alla corsa per il Pallone d'Oro 2019. Il vincitore dell'edizione 2018 non è entrato nella 30 nomination di France Football, la rivista francese che organizza il trofeo. È la prima volta che accade, da quando vige il sistema delle nomination accadde anche a Van Basten nel 93, ma fu infortunato praticamente per tutto l'anno. Nel listone degli aspiranti vincitori per l'anno in corso sono entrati due giocatori del Real Madrid, Benzema e Hazard, anche se quest'ultimo per ora si è guadagnato la nomina grazie alle imprese nel Chelsea di Sarri nella passata stagione. Blancos in difficoltà, l'esclusione di Modric certifica il momento un po' così del croato, e dello stesso Real Madrid, battuto dal Mallorca in Liga e scavalcato dal Barcellona in cima alla classifica, e ultimo nel suo girone di Champions con un solo punto in due partite. Stasera i Blancos giocano a Istanbul contro il Galatasaray e Modric non ci sarà per infortunio, il secondo della stagione. Prima il croato è stato fermato da fastidi muscolari, poi da una contusione. Il dal 2019 al 2020 è cominciato male per lui, appena 5 presenze, 4 in Liga e una in Champions, un'espulsione alla prima giornata contro il Celta in campionato e un solo gol. Il suo contratto con il Real è in scadenza a giugno 2020 e dietro le quinte sono già cominciate le grandi manovre per arrivare all'ex Pallone d'Oro. A 34 anni Modric resta un fuoriclasse in grado di segnare ancora differenze. Sia il Milan sia l'Inter sono alla finestra. Il Milan può spendersi la carta Boban, mentre Modric all'Inter troverebbe il connazionale Brozovic. Copyright riproduzione riservata Let's Block A.